Quindi Sebastiano Massimo è stato rintracciato dai carabinieri questa mattina intorno alle 12.30-12.35 nei pressi dell'abitazione di un amico in località Sariano di Gruffarello, via Costa Cerini. Adesso è in stato di fermo, è stato emesso un provvedimento di fermo da parte del pubblico ministero e Sebastiano è stato collaborativo, ci ha fatto ritrovare il corpo della ragazza che si trova praticamente a poca distanza da questa abitazione. L'abitazione è quella dove eravamo... Da questa abitazione di Costa Cerini, sì. E in questa abitazione era del padre della sua ex fidanzata? Era il padre della ex fidanzata. Dove lui si era fermato domenica scorsa? Una delle tappe che aveva fatto? Sì, una delle tappe. La prima tappa, sì. Il padre dell'ex fidanzata è indagato? Per favoreggiamento, sì. E come l'ha ammazzata? Questo è ancora da accertare. Ipotesi? Non posso dire niente perché ancora c'è il medico legale... andando a medico legale sul posto, dovrebbe essere fatto un'autopsia. Ci può raccontare le fasi come è stato trovato Sebastiano? Cioè, come è stato rintracciato? Beh, avevamo un'attività... Sebastiano c'era un'attività investigativa in corso, concentrata, di ricerca dell'individuo. Tant'è che giorni scorsi avevo richiesto al prefetto di interrompere le ricerche della protezione civile, ma non perché non fossero state infruttuose, bensì perché avevamo necessità di una maggiore riservatezza, perché avevamo ristretto comunque un'area. E oggi lo abbiamo rintracciato con l'attività investigativa. Un'area ristretta? No, poi faremo seguito ecco, quella... Certo. Scusi, il corpo si trovava sottoterra? Sì, era stato seppellito. Sì. In un bosco? Sì. In un'area molto impervia. Un'area boschiva molto impervia, quindi impervia. Difficile da raggiungere. Siamo arrivati a raggiungerla anche con l'ausilio dei cacciatori di Sardegna. Sebastiani ha confessato cosa vi ha raccontato di quel Sebastiano momento. Sebastiani è stato collaborativo. Il contenuto di alcune informali dichiarazioni alla polizia giudiziaria, che sono informali, sostanzialmente riteniamo che sia stato collaborativo. Ha spiegato parte perché della collaborazione è il rinvenimento. Diciamo, ci ha consentito il rinvenimento di Elisa Pomarini. Ha spiegato no, perché l'ha fatto? Non abbiamo ancora indicazioni, però credo che sia stato proprio un gesto di ira improvviso. Un raptus? Sì, anche dall'attività investigativa non è mai donato il movimento. È stato il movente potrebbe essere passionale. Sì. Dobbiamo verificarlo questo, però è stato un gesto improvviso. Ecco, ma si parla di omicidio premeditato oppure adesso di un la gesto? La contestazione no, solo omicidio semplice, non ho contestato la premeditazione. Adesso lui dov'è? Adesso è qui in ufficio. L'ha colpita... In attesa di essere tradotto. L'ha colpita subito dopo il pranzo al ristorante? Sì, fatto l'evento non è venuto molto tempo dopo. Tra i 15 e i 20 minuti. L'hanno scosso nel bagagliaio. Dobbiamo ancora accertare. No, degli accertamenti che stiamo compiendo, sì. Tecnico, comunque, scientifico. Poi ci riserviamo di fare una conferenza stampa qui. Cosa ha fatto in questi 13 giorni? Anche questo non ce l'ho raccontato. Ma è sempre rimasto lì? Io ritengo. In quell'area dove comunque, un po' più larga, dove inizialmente sono concentrate le ricerche con la protezione civile. Sì, ma lui era sempre lì a dormire però in questa casa? No. Solo negli ultimi giorni? Non lo sappiamo. Il ruolo c'era quando l'avete fermato? È al vaglio. Potrebbe essere stato ospitato più sera oppure... Però credo che questo, come diceva la dottoressa, forse sarà oggetto di sì, un incontro con la stampa. Sì, incontro con la stampa, perché adesso chiaramente molte cose sono ancora da approfondire. Come è apparso lui oggi quando l'avete trovato e come si è comportato in queste ore? Mi è sembrato pentito, è stato molto collaborativo. Si è reso conto di quello che ha fatto? Cosa faceva quando l'avete fermato, non l'avete individuato, dove era precisamente? Sostanzialmente noi abbiamo avuto una percezione e quindi noi eravamo però già comunque dislocati nell'area e quindi probabilmente lui si è allontanato nel bosco e nel bosco però erano già iniziate le ricerche nei suoi confronti, quindi probabilmente erano già prossime a lui le ricerche, quindi lui ha tornato indietro ed era nei pressi dell'abitazione. Quindi camminava insomma, ecco, sì. Vagava nel bosco. Cosa vi ha detto quando l'avete trovato? Nulla. Non ha cercato di scappare? No. Si è arreso sì. E... Sì. Ha opposto alcuna resistenza molto collaborativo. L'avete trovato molto, confermo, questo è importante, c'è comunque
un pentimento che si è subito, diciamo, notato. Ha pianto? Sì, sì. Anche. Fisicamente ha provato? Sì, provato. In questi giorni, sapete se ha avuto modo di vedere la TV, leggere i giornali, capire che eravate in questo modo sulle sue tracce? Abbiamo avuto qualche sentore, sì. Sì, qualche informazione la sapevo. Scusi, è possibile? Come l'ha percepito? Scusate, è possibile sapere se ha detto qualcosa circa il motivo, forse l'avete già detto prima, scusate, per detto cui io scusate, non ero qui. Se sì, questa è in fase di accertamento, lo dobbiamo chiarire, quindi saremo più chiari nei prossimi giorni. Ma è successo subito dopo il pranzo? Sì, sì, non è passato più di mezz'ora, penso che un'aria fra 15 minuti. Una tempistica tra 15 e 20 minuti. E il ruolo di Perazzi? È al vaglio, però essendo il proprietario della casa comunque. Ci sono delle contraddizioni, ecco. Sì. Quindi le stiamo verificando. Cosa vi ha detto questa persona? Questo Perazzi? Ma lui è stato fermato? È al vaglio, se no avremmo detto che era arrestato, insomma comunque fermato. Le modalità dell'omicidio? Anche queste sono in fase di accertamento, solo con la perizia medico, solo con la consulenza medico legale potremo chiarire, a meno che non lo spieghi lui. L'ipotesi che sia stato strangolato da no, sono proprio in corso adesso. Ma è integro il corpo, oppure è stato anche il corpo è di peso, diciamo. Sostanzialmente non è integro. Circa l'ipotesi che sia stata strangolata, è possibile? È un'ipotesi. Un'ipotesi, insomma. Comunque è stato un gesto di ira. Un rapto al momento dall'attività investigativa non è emersa una palese meditazione, cioè premeditazione. Quando si è fermato dal famoso benzinaio, così è plausibile che avesse ancora il corpo nel bagagliaio? Questo non lo so. Quando si è fermato dal benzinaio era già ritengo che era già successo il fatto, era già venuto l'omicidio, però non so se era dentro. Anche questo avete scritto. Perché non sappiamo dove sia venuto prima in questi giorni, non hai pensato di dire adesso prima o poi mi prendono. Mi costituisco. Non l'ha detto visto che è stato collaborativo. È stato collaborativo, ma su questo abbiamo. Non era interessante questa affermazione da parte sua. Aveva pensato di farla finita magari? L'ha detto? Avrà avuto insomma dei momenti di cedimento, insomma, ai quali poi resistere. Il luogo del delitto è plausibile pensare che sia lo stesso dove è stata ritrovata oppure no? No. Non lo è. Scusi, dottoressa, la dottoressa Bruzzone, no, la visita alla casa, ha detto che il luogo dove viveva Sebastiani era un luogo più da animali che da persone. Lei chiede se ha fatto. Io non ho visto il luogo, non mi permetto di esprimere giudizi. Nei prossimi giorni cosa succederà, quindi cosa farete? Quindi ci sarà la richiesta di convalida del fermo. L'autopsia anche della ragazza? Sì, certo, l'autopsia della ragazza. Proseguono gli accertamenti. Dottoressa, non ho capito una cosa, se anche Perazzi è in stato di fermo oppure solo indagato per favore. Al momento la sua posizione è avanti, stiamo vedendo. Al momento indagato. Comunque poi faremo seguito una conferenza più completa. Dove l'avete trovata proprio? Cioè era in una buca? In un boschetto. Un boschetto, ma... Un boschetto no, è un boscone. Un'area molto intensa che, ripeto, alla quale siamo giunti con l'ausilio dei cacciatori. Ma era nascosta in qualche modo? Era sotterrata. In una buca? In una buca? Circa un metro. Comandante, rispetto a quel bivio dove eravamo oggi pomeriggio, molto distante da lì. In un'area retrostante, in quell'applicazione di quella zona. Quindi poche decine di metri forse? No, centinaia, no. Centinaio, sì. L'area è quella. Ha detto che lui è stato collaborativo, ha anche spiegato, scusate, il modo in cui ceduto ad uccidere, cioè in modo superante, non l'ha detto in questo senso. Adesso lasciateci lavorare. E nemmeno il luogo, nemmeno il luogo. Okay. Tra qualche giorno c'è. Okay. Grazie. Grazie. Grazie.